Questo è un simulatore che Fondazione Anja per la sicurezza stradale usa per dare ai ragazzi la consapevolezza di quelle che sono delle situazioni di rischio. Per esempio, qua possiamo leggere ostacolo improvviso. Noi siamo in grado di far vedere a un neopatentato come ci si deve comportare nel momento nel quale si trova un ostacolo improvviso sulla nostra strada. Posso provare io e mi spieghi cosa devo fare? Ok, allora io adesso metto in prima. Sì, parti pure, comincia a accelerare. Accelero. E quando compare l'ostacolo? Eccolo! Ah! E l'ho preso dentro in pieno. Cosa è successo, Daniele? Hai frenato. Ti do un suggerimento. Sì. La manovra corretta per evitare un ostacolo in questa situazione è quella di mantenere la velocità costante. Quindi la macchina è più facile da guidare, è più stabile. Per cui io devo, anziché frenare, che viene istintivamente frenare, devo mantenere la stessa velocità più o meno, quindi... Mantenere la stessa velocità ed evitare l'ostacolo usando lo sterzo. Ci provo? È una manovra che non è istintiva, ma vedremo. Vediamo se paga. Vediamo quando compare l'ostacolo. Eccolo. Ed è vero, ce l'ho fatta. Se tu avessi tolto l'acceleratore, secondo te che cosa sarebbe successo? Vuoi provare? Certo, perché così non te lo so dire, però tipo come col freno? No, vediamo, vediamo. Vediamo. Sì, sbanda completamente. Hai visto? Un bel testa a coda. Lasciando l'acceleratore, porti il peso avanti, quindi le ruote anteriori hanno maggiore direzionalità, le posteriori sono scariche e quindi combiniamo una manovra brusca di sterzo a questo trasferimento di carico e perdiamo il posteriore della macchina. Pensa, andavi solo a 70 all'ora. Fammi vedere. Vogliamo provare? Un'altra cosa, esatto. A vedere cosa succede se ci combiniamo un grado alcolemico? Sì, vediamo. Oh, virtualmente nel mio corpo dell'alcol che mi impedirà di guidare nella maniera corretta. Io faccio la tecnica giusta? Assolutamente. Sì, già l'ho sbattuto, comunque sono andato a sbattere. Guarda, hai preso l'ostacolo e soprattutto eri consapevole di com'era l'esercizio, quindi sapevi anche già che cosa ti aspettava, però non sei riuscito ad evitarlo. L'auto blu va a riprodurre quello che tu hai fatto da sano e l'auto invece grigia è quello che tu hai fatto da ubriaco. Da sano tu sei arrivato a concludere il tuo esercizio senza sbattere nel muro. Diversamente hai picchiato, cioè hai lasciato una fiancata, in questo caso ti è andata bene. Proviamo opiace e cocaina. Vediamo, qual è la differenza in termini di reazioni? Sono due reazioni diverse. Hai un calo del campo visivo, tu ti si sta nebbiando la vista, ti si sta oscurando la vista. Tu a un certo momento smetti di vedere per poi ritornare a vedere magari in maniera sfocata. E insomma, guidare in questa condizione tu capisci che è qualcosa, stai al buio. Poi qua io ripeto, conosco e riesco a salvarmi perché mi va di fortuna, ecco, diciamo così, che insomma sapevo la cosa, ma è veramente impossibile. Beh, io ti ringrazio. Questo simulatore dove è disponibile? Cioè, come fanno le persone a poter provare questo software? I ragazzi tra i 18 e i 26 anni possono andare su un sito della Fondazione Anja per la sicurezza stradale. Il sito si chiama www.neopatentati.it. Okay. All'interno di questo sito fanno un percorso formativo in e-learning sulla guida sicura e scaricano anche il simulatore di guida sicura. I migliori possono vincere un corso di guida sicura. L'esperienza che noi abbiamo avuto in questi anni attraverso questo modello ci dice che, anche se il campione non è un campione statisticamente perfetto, ci dice che però i ragazzi che hanno seguito il nostro modello fanno circa il 25% di incidenti in meno rispetto ai pari età che invece seguono il modello tradizionale di formazione.